piattaforma di autori, per autori, al servizio degli autori. L'Accento è proprietario del suo diritto d'autore, lo cede solo nel momento della pubblicazione e per tutti gli altri utilizzi che ne voglia fare, per ogni altro tipo di valorizzazione di questi contenuti, è lui il proprietario. Non è una piccola cosa, è un'enorme cosa nell'ambito del sistema di informazione tradizionale. Naturalmente questo è anche un autore che scrive quello che vuole, è indipendente, non è sotto la gerarchia del giornale, che come sappiamo ha al vertice il direttore, è responsabile di tutto. No, ogni autore è responsabile della sua parte, è responsabile in maniera pazzesca, cioè non qualunque reato commetta, qualunque cosa sia discussa di quello che lui ha scritto o fatto comunicato, è sotto la sua responsabilità, compresi i commenti che stanno nel suo blog. E naturalmente questo è un'assunzione di responsabilità che impegna il blogger a pensare a quello che deve dire. Il terzo elemento, diciamo, di novità per quanto riguarda la relazione con una struttura editoriale come questa è l'idea di revenue sharing, che non è nuova per niente, che però in questo caso è abbastanza rilevante. Ovviamente nessuno ritiene che qui ci si arricchisca, però c'è un chiaro revenue sharing molto semplice da interpretare. Per ogni blogger la raccolta pubblicitaria del suo blog è divisa più o meno a metà, questo è quanto mi danno come informazione. C'è un dato molto semplice da interpretare ed è basato su questo, diciamo, il guadagno economico che un autore fa con l'attività su nuovi blogger. Non abbiamo tanti nuovi blogger che parlano di fatti, non abbiamo tanti luoghi attraverso i quali i blogger che parlano di fatti fanno emergere questi fatti e li fanno entrare nell'agenda nazionale, no? Abbiamo ancora bisogno di fare crescere la maturità di questo nuovo medium fino a farlo diventare capace di influenzare, di influenzare la consapevolezza della società nel suo complesso. Si è creata un'altra società dell'informazione, si è creato un altro mondo. All'interno di questo altro mondo abbiamo critica, abbiamo informazioni in più, abbiamo visioni diverse, ma quanto questo nuovo mondo è riuscito a entrare a parlare agli altri? Certo, c'è stata sulle prime una contrapposizione dovuta al fatto che il vecchio mondo respingeva questa roba, poi c'è stata una fase nella quale il nuovo mondo ha respinto il vecchio, probabilmente per fare in modo che questo mondo dell'informazione orizzontale entri nell'agenda complessiva. Si devono creare dei luoghi attraverso i quali questi qua si parlano, e questa è la sperimentazione dal punto di vista della blogosfera che Novacento può testimoniare. Naturalmente non si non suppone di poterla risolvere, ma è evidente che qualche passo bisogna farlo in questa direzione, di costruire dei ponti, dei luoghi di incontro reale che arrivino alla consapevolezza degli uni e degli altri.